Mi ha aggredita e costretta ad avere un rapporto sessuale. Non si è trattato di un gioco erotico. Ricky era fuori di sé. E quanto ha raccontato al pubblico ministero durante l'interrogatorio la compagna di Rick Bibey, l'ex giocatore di rugby 41enne, trovato senza vita lo scorso 16 luglio in una stanza dell'Hotel Continentale a due passi da Ponte Vecchio, nel cuore di Firenze. La donna inglese, 44enne, è stata ascoltata dopo 10 giorni di ricovero all'ospedale di Careggi, dove è stata sottoposta a due interventi chirurgici per curare le ferite riportate nell'aggressione che ha subito dal compagno, una al bacino e le altre sul volto. Era stata una detta delle pulizie dell'albergo a notarla in corridoio sanguinante e seminuda in cerca di aiuto. In camera invece il suo compagno era già morto, stroncato da un malore fatale, legato forse agli eccessi di alcol e droghe, ma quante e quali potranno stabilirlo con certezza solo le analisi tossicologiche. Al momento è stato confermato il consumo di cocaina. In questo senso le indagini si stanno concentrando anche sulla ricerca di chi può aver venduto gli stupefacenti alla rugbista. La droga quasi certamente è stata acquistata a Firenze, dove la coppia era arrivata da poche ore. Il racconto della 44enne è al vaglio degli inquirenti, che stanno delineando un quadro sempre più definito delle circostanze nelle quali è maturata la tragedia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.